ritardo siamo. Ma pare. Andiamo. Chiedo al quartiere ora per un caffè. Dai. Ma sai quanto tempo ci vuole per un caffè? Sì, vabbè. Amoni. Capito, compare, ho perso tempo. No, non ci puoi fare niente. Oh, dai. Sai come vanno queste cose? Vediamo che vuole lo zio mio. Sprechiamoci. Baciamo le mani, zio Mimmo. Baciamole. Gli occhiali, mio. Io due cose non tollero. Anicchia tuo culo e un redatto. A prima posso supportare, a seconda no. Abbiamo avuto un contrattempo, capo. Va bene, per stavolta lasciamo stare. Parliamo cose serie. Lo sa, zio Mimmo, io non fumo. Tu fumi. È tutto piacere, zio Mimmo. Ora abbiamo un problema. Si chiama Peppe Mizzamoscia. Ma Peppe Mizzamoscia? Ma è un bravo picchiolo, zio Mimmo. Ma c'è una fare festa? Ma ha fatto qualcosa? Troppe domande. Scusasse, zio Mimmo. Non si parla di ammazzare, ma di ripulire. Perché chi infanga il nostro nome va a finire in tuo mare insieme ai cuozzi. Allora, zio Mimmo, ma come fare questo? Stasera voglio fare un travaglio pulito. Non stavo a sapere come fu. Chiaro? Quello è normale, zio. Lo spero per te. A posto, zio Mimmo. Va bene, ce la vediamo noi. A posto. Pensiamo a tutto noi. E poi lui mi deve un barattolo di peperoncini di Soverato. A va a girare da casa sul barattolo. Mica zio, offesaci. La capisci, eh? A scoppio ritardato, ma ci arrivi, cose buone, eh? Deve restare in questo salotto, fra me e tu e tu. Tranquillo, zio. Tranquillo. Ci pensiamo io e Tony. E questo ho chiamato a voi due, perché so che di voi mi posso fidare. Un onore, zio, zio, un onore. Ma ci spetta qualcosa? Tony. No, ma che cazzo dici? Tony. È un onore per noi. Tu a me, a se domani non me la fare. A te ti manco pane. A tua famiglia sta bene. Tua figlia a bicicletta all'ale. E se l'ale è grazie a me. E tu ste cose a me, a me casa, non me la dire. Scusi, scusi, zio. Zio Mimmo, è che stamattina si sbicchiavo stotto. A posto, ora andate e portatemi buone notizie. Andate. Va bene, zio Mimmo. Vedeci, zio Mimmo. Facciamo le mani. Baciamo. Gli occhiali. Io mi devo prendere un altro caffè. Minchia, non c'ho caffè. Ma che cazzo ce l'han farai? Questo cazzi bar. Compare, io mi devo prendere un caffè, non ci posso fare niente. Ma qua è la cassiera? No, compare, la cameriera. Compare, andiamo stasera e ce la fottiamo. Mi dispiace che dobbiamo accoppare a quello pure. Stasera a fare un travaglio, minchia, ma a fare perdere tempo, ma a fare perdere tempo. O prima Tony, o dopo. Tony, ma a fare perdere tempo. Ma io gli ho dato appuntamento stasera, come facciamo? Ma zio Mimmo, ci stiamo a ammazzare a chi tu? Ma che facciamo? Come l'ammazziamo a questo? Vai vedendo. Noi chiamo sto caffè, va? Dai, va, la faccio conosci. Si chiama Lina. Che sto qua io a parlare? Un caffè.
Pronto? Pronto? Tony? Lucianello sono io. Oh, fra 10 minuti e un quarto d'ora sono là, oh. Non sono a casa, sono a casa di quella là. Quella chi? Sofia? No, no. Luana? No. Debora? Anira? No, 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 a casa di quella, della cameriera. Minchia, prima sono chiari, sempre a fottere, sì, sempre a fottere, mannaggia. Fra 10 minuti passo là, va, passa a prenderti là. Va bene, va, ciao, ciao, ciao. Minchia, avevo perso il vizio, mannaggia, mannaggia. Madonna mia, una cavalla, Concentrato adesso, eh? Vabbè, dai. Vuoi una sigaretta? No, non fumavo. Il ferro ce l'hai? Sì. Tony, mi raccomando, classico lavoro pulito. Senza minchiate, che Peppe Pizza Moscia lo sai benissimo chi è nipote. Sta qua, vero? Sì. Sì, qua, qua. Senti. Tony, concentrati. Apri Peppe, Luciano è il tuo sogno. Ciao Peppe. Ciao Peppe. Ciao ragazzi.